di vita lavorativa che forse neanche farò perché non ce la facciamo più. Siamo stanchi delle solite anche bugie, siamo molto 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 preoccupati anche per tutta la situazione e per la riforma del mercato del lavoro che altri dalle lacrime facili ci stanno preparando. Sono anche molto preoccupata dei tentativi, speriamo che non vadano a buon fine. Buongiorno, lei si opera con noi? No, buon lavoro. Grazie. Siamo molto preoccupati per la riforma del mercato del lavoro, siamo tutti i lavoratori del call center di Trenitalia, abbiamo in media circa 40 anni, per cui qualora dovessero abolire l'articolo 18, qualora lo dovessero eliminare o qualora lo dovessero svuotare nella pratica del suo contenuto reale, noi tutti, anche se ce la dovessimo fare adesso, andremmo comunque a casa. Quindi la nostra è una protesta che comunque non si fermerà neanche nel caso in cui oggi pomeriggio, durante la convocazione da parte dei nostri amministratori, ci dessero una parziale verità o cercassero di tranquillizzarci come sempre, oramai da secoli, tentano di fare. Noi, lo dicevo ieri in assemblea lavoratori, vorremmo scioperare già domani. Molte volte in occasione dello sciopero dei treni ci è stato detto che non sarebbe stato il caso di scioperare perché avremmo creato grande disagio. Noi adesso abbiamo rispetto dei viaggiatori, abbiamo invece meno rispetto per gli altri e noi adesso da domani si spera, quale che sia, buongiorno, lei non sciopera insieme a noi, no, quale che siano le risposte che oggi ci darà in convocazione il nostro amministratore, noi già da domani vorremmo scioperare, perché noi abbiamo certamente sì rispetto dei viaggiatori, ma abbiamo anche rispetto per noi stessi, abbiamo anche la nostra dignità e quindi, essendo oramai stanchissimi, non possiamo più aspettare, non siamo più disponibili ad aspettare. È da un anno che pochi di noi, già un anno fa avevano capito la fine che avremmo fatto, da qualche giorno oramai vedo anche molte lacrime al lavoro, evidentemente è cresciuto enormemente il numero dei lavoratori che hanno preso consapevolezza del fatto che oramai siamo quasi al capolinea. Molti lavoratori mi hanno chiesto ieri di scioperare e soprattutto di scioperare subito, già a partire da domani. Voi sapete che i lavoratori del call center della società Almaviva non si sentono ancora pronti di gestire situazioni particolari o di gestire